Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi farò un video recensione sulle mie creme mani. Guardate quante creme mani che ho. Ne ho veramente tantissime, quindi ho pensato di farvele vedere e di farvi una piccola recensione, quindi dirvi per ognuna di queste creme che cosa ne penso. Ovviamente sarò abbastanza breve perché essendo tante non posso certo dilungarmi troppo su ognuna di queste, altrimenti il video viene lunghissimo. Sono talmente tante queste creme che diciamo che in un certo senso è quasi una collezione. Ragazzi, ma ditemi voi se è normale avere tutte queste creme mani. Però, se seguite il mio canale, ormai avrete capito che tanto normale non sono e quindi prendetemi così. Cominciamo subito, così non mi dilungo. Parto dalla mia preferita, quindi per prima vi faccio vedere la Nivea Nutriente Vellutante, questa qui. Tra l'altro ha avuto, quando l'ho comprata, il 25% di prodotto in omaggio e l'ho pagata anche abbastanza poco, l'ho presa al supermercato, quindi insomma è veramente conveniente ed è ottima. Fra tutte quelle che ho, questa è la migliore di tutte. Perché comunque è stata l'unica crema che è riuscita a risolvere la mia arsura terribile, perché io avevo le mani veramente screpolate in un modo indicibile, avevo i tagli sulle mani, mi facevano male, erano arrossate, mi bruciavano, era veramente una cosa terribile e questa crema devo dire che mi ha risolto tantissimo il problema. Io ora vi faccio vedere le mie mani, come potete vedere non c'è nessun segno di arsura, non sono arrossate, non ci sono i tagli e io questo lo devo a questa crema. Però, siccome le mie mani non sono sempre ridotte in questo modo, fortunatamente non è l'unica crema che utilizzo, ma ne utilizzo anche altre, come potete vedere. Perché a me piacciono le creme mani, mi piace cambiarle, mi piace anche cambiarle a seconda del profumo che hanno, perché magari in inverno ne uso alcune, in estate ne uso delle altre, quindi insomma le creme mani sono prodotti che io comunque utilizzo. Quindi questa crema mani Nivea Nutriente Vellutante sicuramente per la pelle secca e screpolata, almeno sul mio tipo di pelle, è consigliatissima. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere sempre della Nivea crema mani vellutante al burro di karité. Questo è, diciamo, un tubetto un pochino più piccolo che avevo trovato in omaggio con una rivista in realtà, quindi questa non è una crema mani che mi sono andata a comprare apposta, l'ho trovata semplicemente con una rivista, però devo dire che è comunque buona, quindi diciamo che la Nivea sulla mia pelle fa un buon effetto e la ritengo una buona marca. Questa la metto meno rispetto all'altra, però comunque mi piace molto anche il profumo che ha. Quindi sicuramente anche questa è apprezzata, insomma, l'ho apprezzata. Questa l'avevo trovata in omaggio nella Mystery Box. Se avete visto il video sulla Mystery Box, ve lo lascio nelle schede. È una crema PL3 Med riparatrice. Questa devo dire la verità, non l'ho ancora utilizzata, quindi non vi so dire nulla. Quello che posso dirvi è che ho visto aprendola che è molto densa, quindi sicuramente è indicata per i periodi molto freddi, quando la pelle è secca e screpolata, perché è davvero una crema molto densa, un po' tipo la Neutrogena concentrata, tanto per capirci. Quindi sicuramente va bene in quei contesti. A proposito di Neutrogena, vi faccio vedere le tre creme di questa marca, quindi Neutrogena. Io ho questa che è riparazione intensa, che è veramente piccola piccola, però l'avevo presa perché appunto in quel periodo in cui avevo le mani così tanto screpolate, prima di capire che la Nivea mi avrebbe risolto il problema, io ho provato un sacco di creme, tra cui questa. Che però devo dire che anche se è riparazione intensa e promette di andare a guarire la pelle, in realtà su di me non ha avuto nessun effetto. Quindi ha ammorbidito le mani sicuramente, però non ha risolto il problema dell'arsura. Invece Nivea sì, quindi direi che questa può andare bene se non avete una situazione particolarmente ostinata, di screpolatura ostinata, ecco come avevo io. Quindi questa va bene, ma nel mio caso non ha risolto. Buone invece queste due. Queste sono tutte e due Neutrogena, ma c'è una differenza. Questa è la crema mani Neutrogena concentrata. Poi esiste anche quella senza profumazione che ha il tappo rosso anziché blu. Io l'ho presa con la profumazione perché a me piace proprio il profumo sulle mani, quindi la crema mani deve essere profumata.
Questa è concentrata, quindi è molto molto oleosa. Quando voi la mettete sulle mani, forma proprio una patina e si assorbe abbastanza lentamente. Quindi questa va utilizzata proprio se avete la pelle molto molto secca, ma devo dire che è efficace, funziona bene perché comunque ammorbidisce tantissimo. Io però, piuttosto che questa, preferisco in realtà questa, che è la crema mani e unghie. Questa è veramente buona, tanto perché non è così concentrata, quindi si assorbe in modo più semplice. Ve la faccio vedere, perché volevo farvi vedere proprio che è una crema classica, proprio normale, quindi non è particolarmente concentrata. Si assorbe molto bene e va comunque ad ammorbidire tantissimo la pelle. Inoltre anche il profumo che ha a me piace, quindi questa sicuramente è una buona crema che io vi consiglio di utilizzare se magari volete la neutrogena ma non così tanto concentrata. L'unica cosa che io nella mia città questa crema non riesco mai a trovarla, perché nella mia città tutti i supermercati, farmacie, tutto quello che c'è, anche se Genova comunque è una città abbastanza grossa, non è una città piccola, però nonostante questo io non sono mai riuscita a trovarla nei negozi, trovo sempre la versione concentrata e quindi ho dovuto ordinarla su internet. L'unica cosa è stata questa, che ho dovuto comprarla su internet. Sicuramente io non ho girato tutti i negozi esistenti nella mia città, quindi da qualche parte magari la vendono, però i negozi in cui sono stata io non ce l'avevano, mettiamola così. Andiamo avanti, se no mi dilungo troppo. Questa mi è piaciuta tantissimo, è la crema Caloderma, spero si pronunci così, e è quella per pelle secca, quindi specifica per pelle secca. Qui dice arricchisce la pelle donandole una morbidezza assoluta e ha burro di karité e olio di mandorle. Devo dire che è buona perché effettivamente ammorbidisce, lascia la pelle vellutata, quindi è una buona crema. Ma quello che a me piace tantissimo ed è il motivo per cui io l'ho comprata è il profumo di mandorla. Questa veramente io la metto semplicemente per sentire il profumo di mandorla sulle mani, perché è veramente buono, buono, buono. Però è anche buona la crema perché comunque effettivamente poi va a fare il suo lavoro, ammorbidisce, nutre, quindi insomma sicuramente consigliata. Un'altra crema che ho provato recentemente è Giardino dei Sensi ed è Orchidea Romantica. Quindi è una crema mani che ha burro di karité, anche in questo caso, ed estratto di orchidea. Questa è molto concentrata, è una crema abbastanza oleosa che comunque si assorbe, ma si assorbe un pochino più lentamente. È buona, devo dire che ha un buon profumo. Ammorbidisce, quindi anche questa va bene se avete le mani screpolate, però devo dire che non mi ha entusiasmato. Io mi aspettavo qualcosa di più a livello di profumazione, intendo, perché poi come crema comunque è buona. Però a livello di profumazione mi aspettavo che con l'orchidea facesse un profumo diverso. Invece in realtà poi non mi è piaciuta così tanto, quindi non so, non credo che poi la andrò a ricomprare, però come crema è buona, su quello niente da dire, è solo una questione di gusti personali riguardo alla profumazione. Un'altra crema che ho comprato alla Lidl della Sien ed è questa, Wave Deluxe Crema Mani, questa qua spero che la vediate. Questa l'ho messa poche volte, devo dire che non mi dispiace perché comunque è una crema mani che è abbastanza buona perché poi va comunque a rendere la pelle abbastanza vellutata, ma l'ho usata troppo poco per poter fare una recensione. Il profumo mi piaceva di più quando l'ho sentito così nel baratto, nel tubetto, diciamo. Poi messo sulle mani, a contatto con la mia pelle, comunque ha avuto secondo me una reazione un pochino diversa come profumazione da quella che si sente qua e quindi poi non mi è piaciuto proprio così tanto a livello di profumazione. Però la crema è comunque una crema idratante che è andata a fare sulla mia pelle una idratazione comunque discreta, quindi forse non è la crema proprio eccezionale in senso assoluto. Però come idratazione leggera, in un periodo magari più primaverile o estivo, secondo me può essere assolutamente valida. Poi una crema che mi è piaciuta molto, infatti non ce n'è più, è la crema mani alla lavanda. Questa l'ho presa nella farmacia sotto casa dei miei e non vi so dire se la vendono da tutte le parti o se la fanno proprio loro nel loro laboratorio.
perché erboristeria Magentina, io non so, non lo so, magari poi è mondiale questo marchio, io non lo so, però comunque, a parte questo, è una crema che mi è piaciuta per il profumo di lavanda, quindi a livello di idratazione più o meno si equivale a tutte le altre, ma questo profumo alla lavanda è una cosa pazzesca, quindi io l'ho usata tantissimo. Poi, a proposito di farmacie, c'è una crema mani al miele, io ho solo un campioncino, che è una crema mani che fanno nel laboratorio della farmacia, nella quale lavorava la zia del mio compagno. In questo caso credo che sia proprio un laboratorio di quella, specifica farmacia, quindi insomma credo che la facciano loro, se non ho capito male, ragazzi, non lo so. Comunque lei mi ha portato, mi ha regalato due campioncini di questa crema mani al miele. E in realtà me ne ha regalati di più di due, adesso io ve ne faccio vedere due, ma di là ne ho degli altri aperti che ho utilizzato e devo dire che anche questa ha ammorbidito comunque molto bene le mie mani. Adesso vi parlo di una crema che è stata un flop totale. Io faccio una premessa: la marca che sto per farvi vedere è una marca famosa, è una marca che di solito è una buona marca. Però non ha risolto il problema che io avevo. Quindi io non parlo male della marca, ma vi racconto la mia esperienza. Quindi solo ed esclusivamente per quella che è la mia esperienza e solo ed esclusivamente sulla mia pelle, purtroppo questa crema è stata un flop. Vi racconto brevemente. Io avevo questo problema alle mani, avevo l'arsura gravissima, avevo dei tagli sulle mani, quasi mi usciva il sangue, era una cosa terribile. Quindi un giorno, disperata, ero in giro con le mani ridotte così, mi facevano anche male, mi prudevano, era una cosa terribile. Sono andata in farmacia, ho fatto vedere le mie mani, ho detto sto male perché stavo male con le mani così, datemi qualcosa, vi prego. E loro mi hanno dato questa crema marca Avène, quindi sicuramente la conoscete, è una marca famosa. Spero che la vediate, io non riesco, nello schermo della telecamera non riesco a vedere se ve la sto inquadrando bene. Comunque questa crema qua che ho pagato cara come il sangue, perché io non ho mai pagato una crema così tanto, l'avevo pagata più di 30 euro, quindi una cosa che per me è tantissimo, perché io per le creme mani spendo poco, cioè proprio poco. Questa ha avuto un prezzo, però ero disperata perché mi facevano malissimo, quindi ho detto oddio, proviamo. E loro mi hanno promesso che questa crema mi avrebbe nel giro di 2 o 3 giorni alleviato i sintomi, riparato la pelle, risolto il problema, bla bla bla. In realtà non è successo proprio un fico secco, scusate se mi esprimo così, ma è andata così, nel senso che io ho messo questa crema per più di 2 o 3 giorni, perché in realtà l'ho messa per 15 giorni di seguito. Ma le mie mani non solo non sono migliorate, ma addirittura peggioravano perché io avevo questi tagli che mi bruciavano sempre di più. Quindi questa è stato un flop per quella che è la mia personale esperienza, ripeto, non sto parlando male della marca, vi sto solo dicendo che per quello che è stato il mio problema, per il mio tipo di pelle, questa crema non andava bene, non era quella adatta a me, però magari è adatta a voi, quindi io la marca è buona, però su di me purtroppo non ha avuto questo effetto. Andiamo avanti perché mi sono dilungata troppo su quella. Questa invece è una crema Vitamin Vita con bacche di goji. Eccola qua, questa. Questa devo dire che è molto valida, però è molto molto concentrata, molto densa, molto oleosa, quindi io non la metto tanto volentieri perché si assorbe un pochino più lentamente. Quindi insomma la uso proprio quando ho la pelle molto secca, sicuramente è una crema più invernale che primaverile, estiva, però niente da dire perché comunque è una buona crema e mi è piaciuta. Tra l'altro questa è una crema eco-biologica, quindi se amate i prodotti eco-bio questa sicuramente è da provare. Poi andiamo avanti, questa è la crema mani bacio sotto il vischio che faceva parte della collezione Bottega Verde di Natale, io l'ho trovata nel calendario dell'avvento Bottega Verde, vi lascio il video nelle schede, questa con estratti di cannella e vischio, quindi a me che piace tantissimo la cannella, voi vi lascio immaginare quanto mi può piacere questa crema. Ha un profumo abbastanza forte perché comunque vischio e cannella sono due essenze abbastanza forti, quindi se non vi piacciono gli odori troppo forti, non so se potrebbe essere una crema adatta a voi. Però
Però se invece come me apprezzate l'odore del profumo della cannella e comunque non vi dà fastidio magari avere sulle mani un'essenza diciamo un pochino più carica, allora è da provare sicuramente, perché è comunque anche molto idratante, mi sono trovata bene. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere un'altra crema da farmacia che è la Physiogel. Io con questa mi sono trovata bene. Ho avuto un problema di reazione allergica, ho usato un tipo di detersivo che mi aveva creato questa, mi aveva provocato questa reazione allergica, quindi io sulle mani avevo tutta questi puntini rossi tipo eritema, per capirci. E in farmacia mi hanno dato questa Physiogel sollievo calmante e devo dire che è stata efficace perché nel giro di una mezza giornata già i sintomi si erano alleviati molto ed è stata anche una crema ottima come idratazione della pelle secca, quindi Physiogel sicuramente ve la consiglio. Inoltre l'ho anche pagata poco per essere una crema che ho preso in farmacia. Mi sembra di ricordare sui 4,50 euro o forse 5 al massimo, ma per averla presa in farmacia, dove di solito costano di più, devo dire che è buona. Poi la crema mani Essence che ho trovato nel calendario dell'avvento Essence, vi lascio il video nelle schede, mi raccomando andate a vedere i video che non avete visto. Questa devo dire senza infamia e senza lode, nel senso che è una crema che idrata, perché comunque è una crema idratante, ma non mi ha entusiasmato così tanto. Devo dire che di Essence mi piacciono tantissimo i prodotti di make-up, mi piacciono tantissimo i pennelli, mi piace tantissimo tutta la gamma di smalti che hanno. Ma la crema mani non mi ha proprio entusiasmato, quindi sì, vabbè, una crema idratante, ma niente di particolare. Insomma, diciamo che di Essence preferisco comprare prodotti di make-up piuttosto che smalti, però la crema devo dire che insomma mi ha lasciato un po' così. Poi vi faccio vedere la crema Cera di Cupra, anche questa è una marca veramente famosa, Cera di Cupra. Questa mi piace molto soprattutto per la profumazione, mi piace tantissimo la profumazione che ha questa crema, quindi è buona come idratazione. Io la uso un pochino di più in estate o in tarda primavera perché secondo me sulla mia pelle che è molto secca non idrata proprio tantissimo, però in primavera e estate invece va bene perché la lascia comunque morbida la pelle. Ma più che altro mi piace il profumo, mi piace veramente tanto il profumo, quindi Cera di Cupra è comunque una marca che mi piace molto. E ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati all'ultimo prodotto, non pensavo che sarei riuscita ad arrivare fino in fondo in tempi abbastanza brevi. Comunque, Argan del Marocco Bottega Verde, questa è una crema che mi hanno regalato a Natale, quindi questa non me la sono comprata io, me l'hanno regalata. Ma la conoscevo perché l'avevo già usata ed è una crema che comunque ha secondo me una buona idratazione perché a me comunque i prodotti Bottega Verde sono sempre piaciuti. Abbiamo finito ragazzi, sono riuscita a svuotare la scatola, non c'è più niente dentro, ce l'abbiamo fatta, vi ho fatto vedere tutte le mie creme mani, così con questo video vi ho dato definitivamente la dimostrazione che non sono normale, ma come vi dicevo prendetemi così come sono. Io vi invito a scrivermi nei commenti se anche voi utilizzate delle creme mani, magari non ne avrete così tante perché voi siete sicuramente più normali di me, ne avrete di meno, però insomma fatemi sapere quale tipo di crema vi piace di più perché sono curiosa. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.